Ma che cos'è nebbia in Valpadana? Ragazzi, questa è baccanalia. Prosit. Salve a tutti gli amici delle Sagre, questa sera sono a San Gregorio Magno. Pensate un po', un paese di quasi 4.000 persone in provincia di Salerno, dove che cosa fanno, indovinate? Baccanalia o baccanalia, questo è un dilemma che mi porto avanti da anni, ma che stasera mi farò dire direttamente da qualcuno del posto. Che dirvi, la serata inizia già bene, io inizio a bere un bel bicchiere di vino e ci vediamo tra poco. Arrivati e mi ha fermato già Cantina Mensa per farmi assaggiare un po' dei piatti tipici gregoriani, però io ho detto un assaggio, qua ci sono patate cunzate con i peperoni, trippa e fagioli e per giusto gradire un po' di affettati e la bottiglia di vino che è già finita. Vabbè, iniziamo ad assaggiare. Trippa e fagioli. Buona, ben amalgamata, leggerissima per essere agosto, però buona, buona, buona. E adesso proviamo anche le patate cunzate. Patate cunzate con i peperoni. Buone, salate al punto giusto. Questo è uno dei piatti che mi piace tantissimo e speriamo che riusciamo a trovare anche qualcuno che lo fa con i peperoni cruschi. Poi dobbiamo assaggiare anche il salume, giusto per pulirci un po' la bocca. Mamma mia, questi sono buoni sempre, però guardate che colore. Riempiamoci il bicchiere di vino e finalmente ci facciamo anche una bella bevuta. Buono. Però adesso continuiamo la nostra passeggiata. Sono con Giovanni, il nome della cantina? Grotte degli antichi sapori gregoriani. Ok, Giovanni, mi stavi dicendo di quanti gradi è la cantina tutti i giorni? Praticamente qui c'è una temperatura costante che oscilla tra i 13 e i 14 gradi, ovvero perché qui noi conserviamo il vino, quindi perché essendo per, diciamo, per la conservazione ci vuole quella che era una gradualità costante. Infatti si vede adesso come si sta ben freschi nonostante l'aria fosse fuori. E soprattutto tutti quanti vogliono stare giù. Esattamente, qui infatti qui non si capisce nulla. Poi un'altra adesso cosa, baccanalia o baccanalia? Baccanalia. Ok, l'abbiamo sfatato questo mito, si chiama baccanalia. Mi auguro di averlo sfatato. Adesso vi faccio assaggiare i ceci con i peperoni cruschi, che sono prettamente prodotti da noi a chilometro zero. E poi mi dite voi cosa ne pensate. E noi non vediamo l'ora di assaggiare. Salute. Ceci con peperoni cruschi. Io ovviamente inizio i peperoni cruschi perché ci tengo che devono essere croccanti. Sono croccanti, sono buoni. E ci assaggiamo anche i ceci. C'è anche un po' di pancetta che non guasta, Io ovviamente finisco il piatto e ci vediamo tra poco, anche perché qua stasera non si finisce mai. Questo vino è come i briganti, alla salute di tutti quanti! Cantina Lizzadri, ci assaggiamo il cosciotto. Cosciotto di maiale. Ragazzi, secondo me si scioglie in bocca. Ma la roba è più buona a bacio, come la Buono, buono, buono. La cosa carina qui a San Gregorio e che ci sono tanti salescendi per andare a vedere le cantine, quindi inizi a digerire anche mentre cammini e questo ti aiuta a vedere altre cantine e ad assaggiare ovviamente altri piatti. Che brutta vita che faccio. Comunque ragazzi, che lavoraccio a Baccanalia, stare
dietro al fuoco e non poter brindare, assaggiare. Dietro al fuoco effettivamente nessuno ci vorrebbe stare, però sul brindare ci sei? Ci sono, nel senso che ho e allora i colleghi mi pensano. Ti pensano, però lo dobbiamo fare un brindisi. E un brindisi alle cantine? La cantina Lucupiedo. Lucupiedo. Salute. Viva il vino! Viva Bacco! Per gli amanti dei balli caraibici esiste la rueda adesso, ma chi sa ballare veramente è la quadriglia che deve imparare. Adesso sono alla cantina Giovanni Gentile per assaggiare l'arrosticino di pecora. Però che bello, guardate, mi vedete nel fumo, capito? Che torni a casa, puzza tutto quanto, cioè è bello, capito? Cantina Perna, cavatelli, fiori di zucca e pancetta. Mi piace stasera perché quando assaggi i piatti si sentono i gusti distinti di entrambe le cose. Per esempio si sente il fiore di zucca, si sente la pancetta, poi hanno messo sotto bello un olio d'oliva crudo, buona. Io però, come sempre, cerco di finire il piatto e ci vediamo tra poco. Grotta Cibillino, di vino, di poesia e di virtù, come vi pare, ma ubriacatevi. Ovviamente non vi ubriacate, bevete, ma bevete responsabilmente, anche perché stasera la macchina la porta chi mi sta facendo il video, Antonio Rago, grazie. Cosa bella qui che mentre cammini la gente suona, balla, ti bevi il bicchiere di vino. This is Baccanalia. Azienda Agricola Paglia. Come mi ha visto ha detto, aspetta che mo ti taglio un po' di prosciutto tagliato al coltello. Comunque quando il salume è tagliato al coltello ha tutto un altro sapore, non lo so perché. Posso dire una cosa, cioè a me piace mangiare, mi piace bere, però qua è impossibile assaggiare tutto perché è tutto buono, ci sono troppe cantine. Ehi Sassi, diamo un esempio, ma... Ho messo già 4 minuti. Ma loro dite a mia mamma. Mi hanno detto ma che fai, te ne vai senza assaggiare la carne? Lasciamo pure la carne. Allora, cantina Tattafà. Io ovviamente mi sto riempendo un po' di vino direttamente dalla botte e ci assaggiamo taralli e formaggio di pecora. Che bello! Ma come si sta freschi poi qua dentro? Questo è uno sforzo che sto facendo solo per voi, eh. Quando mangiate il formaggio ed è buono, vi riempie la bocca. Questa è una cosa bellissima, però... Taralli, formaggio, vino. Poi gli chiedo se mi chiudono qua dentro stasera così. Sto tranquillo. Cantina Scipione. Praticamente qua fanno il gioco con la pallina di scotch che se fai il canestro ti regalano il bicchiere di vino. Ovviamente che fai? Non ci provi. E visto che ho vinto,
ma alla fine non ho vinto. Però i ragazzi mi mettono il vino con la percoca, la cosa bella è vino con il vino con la percoca, però nell'anguria, cioè geniale. Cantine di Bacco e Arianna, caciocavallo impiccato, guardate qua che spettacolo. Io il video lo concludo qui, la convivialità che si respira è qualcosa di eccezionale, ma tutte le persone che ballano, bellissimo. Avrei voluto assaggiare tutte le cantine, ma mi è impossibile perché sono tantissime, ci vorrebbero non ore ma giorni. E che dire, io vi baccanalia, ci vediamo al prossimo evento barra sagra, alla vostra.